Adesso saltano? Mamma mia, l'occhio del pesce è buonissimo. Se volete riconoscere un pesce fresco, questo l'abbiamo pescato 2 ore fa, guarda l'occhio, ti ci puoi specchiare. Lo diciamo perché siamo vestiti così? Che modello è? È modello scafandro. Perfetto, amici di Bracciami Ancora, noi siamo sempre in Sardegna, siamo a Tortolì e oggi è un video dedicato alle ostriche, al pesce, ricche mangiate ovviamente di pesce. Abbiamo iniziato questo video in maniera decisamente insolita perché stiamo andando a raccogliere le ostriche. Esatto, esatto, vado bene? Lo sai che se giri per Roma così, secondo me ti ferma, la gente potrebbe fermarti. Ah sì? Sì sì sì. Dunque ragazzi, vi presento subito un amico di Bracciami Ancora, Mattia. Senti, allora tu ti occupi della comunicazione della cooperativa che alleva ostriche, giusto? Sì, alleva ostriche. Ci segui tutto il giorno? Certo. Ma questo è uno degli allevamenti di ostriche più fighi, no? In Italia. Il più grande, probabilmente. Il più grande. Sì. Okay. Più grande produttore in Italia. Il più grande produttore di ostriche in Italia. Quindi yes. Ostriche oggi ce ne sarà in quantità infinite. Ma avanti. Non solo ostriche. Ok, noi siamo arrivati qua e tu prima cosa ci hai fatto vestire perché deduco che andiamo in acqua. Andiamo in acqua. Va bene. Gira voce che tu sia una qui che conta. Che ruolo c'hai qui? No, io sono vicepresidente dell'azienda. Mi dici cavolo, vicepresidente. In 30 secondi mi racconti dove stiamo. Allora, voi siete nello stagno di Tortolì, laguna di Tortolì, costa orientale della Sardegna. E fin qua ci siamo. Qui tu, se tu fai uno sguardo a 360 gradi, questa è la nostra vita. Io ti posso solo far assaporare quella che è la nostra vita. Noi arriviamo qui all'alba, peschiamo, lavoriamo le ostriche, facciamo sacrifici, però poi ci trasformiamo. Da pescatori diventiamo cuochi, diventiamo camerieri. Diventiamo barma, facciamo tutto, siamo tutto a fare. Oggi ti faccio assaporare. Che mi fa assaporare? La vita del pescatore. Ti faccio assaggiare le Fabrizie, ragazzi. L'ostrica di Tortolì. Ti faccio assaggiare le vongole, la bottarga. Buona, qua mi piace. È arrivata? Eccomi. Paola, allora, siccome presumo che il pranzo ce lo offriranno, è necessario che uno dei due lavori, no? Quindi date da fa, per favore, su. Di solito mi fai cucinare bistecche. E oggi, cara Paola, ti industri per il pesce. La pescatrice. Bravissima. Livio, senti, se poi Paola se la cava te la lascio, va bene? Cioè io torno in continente, torno a Roma e la lascio qua. Sì, è brava, è una gran lavoratrice. Va bene, tu è basta, quello che serve a noi. Tu basta lavori. Che gli dai da mangiare e lei lavora, sì, lavora sodo. Adesso saltano? Senti, io ci ho messo una buona parola con la vicepresidente, che è una che conta. Mi ha detto che se gli lasci il curriculum ti prendono per tutta la stagione. Senti, va bene? Io dovunque vado cerco di piazzarla, ma però me la ritrovo sempre a fianco. È buon segno allora. Dici che è buon segno? Sì. Ah, ha detto Livio che è buon segno. Se lo dice Livio. Comunque l'impressione, sai qual è? L'impressione, vedendo come stanno collocando la rete, è che al centro ci rimango io. Doratè! Uè, dimmi! Là dentro c'è il mio pranzo? Qui c'è il tuo pranzo. Se la smetti di chiacchierare con Donatella, c'è Dennis che ti deve spiegare un lavoro che devi fare. Madonna, Dennis, arriva! No, boh, basta, cioè, mo veramente devo fare. Vai, dai. Paola, allora mi prendi quello lì a destra, accanto a quello con la finna. Posso fare? Invece no, quello lì. Lavaissimo, il primo, ma vaffanculo. No, non lo puoi prendi, però quello lì voglio, quello vuoi? Lì. No, quello a destra, no, quello allora, a sinistra. Allora, voglio fare una cosa, io adesso pesco, sì. Poi ci fanno mangiare e tu lavi i piatti. Olè! L'ho preso la spigola, ce la mangiamo. No, Paola, non ci prova. No, non era quello che avevo indicato io. Allora, stiamo liberando i piccoli perché prendi, ma devi anche dare. E lui lo rimettiamo a mare. Scorfanetto. Lui a mare, piccolino. Ciao, alla prossima. Via. Adesso ci stanno portando a raccogliere le ostriche. Condizioni perfette affinché un'ostrica venga buona, qual è? Cura, amore. Da noi non esiste Natale, Ferragosto, Capodanno, perché devi lavorarle costantemente. Quanto tempo ci vuole affinché un'ostrica arrivi sulle nostre tavole? Sono esseri viventi come noi, quindi abbiamo gli animali che crescono prima, che in gergo noi pescatori chiamiamo teste, in 10 mesi. Gli animali più lenti, che chiamiamo code,
che vanno dai 14 ai 16 mesi, quindi dai 10 ai 16 mesi. Che prima lo sai cosa ho scoperto? Cosa? Che invece per una vongola ci vuole da un anno e mezzo a due anni, ragazzi, quindi... Noi a volte spaghetto con le vongole, andiamo in pescheria, oddio quanto costa una vongola verace, però ci sarà un motivo, no? C'è tanto lavoro dietro. In Francia ci impiegano due anni e mezzo per avere un'ostrica. Perché l'acqua è più fredda? No, è perché la nostra acqua è ricca di nutrimento. Ok, e quindi prima. Esatto, non lo diciamo troppo a voce alta, no. Sennò vengono qua dopo la Gioconda ci fregano pure l'acqua, capito? Questo, ragazzi, sono le ostriche che hanno un mese, quindi noi dovremo aspettare un annetto per degustare queste qua, vedi? Un mese. Queste qua invece sono le ostriche che hanno 4 mesi. Ecco, beh, sì, la differenza si vede, no? È evidente. E queste, Donatella, adesso queste che fine fanno? Sono pronte per essere seminate in laguna. Se io mangiassi l'ostrica che mi ha appena aperto, sì, a quali rischi andrei incontro? Parecchi rischi, perché immaginatevi cosa c'è in sospensione nell'acqua. Quindi gastroenterite, insomma, salmonellosi. Cioè, non basterebbe una scatola dei Modium, praticamente. Appunto, esatto, allora, bravo. Perché quelle che invece poi io mi mangio al mercato, in pescheria, sono buone e me le posso mangiare crude in quantità industriali? Perché vengono depurate, vengono portate nell'impianto di stabulazione e vengono depurate. Guarda la carne, cioè questa è un'ostrica che ha solo 10 mesi, guarda la carne. La vedi color crema? La faccia. Guarda qua. Cioè questo c'è un mollusco che peserà minimo 18 grammi. Guarda la madreperla. Ok. Si vede che è un'ostrica giovane, perché comunque vedi che è un po' trasparente ancora. Ok, sì. Però ha carne. Allora Paola, i pesci li abbiamo pescati. Sì. Le ostriche abbiamo visto come vengono allevate, coltivate. Non vedo l'ora di mangiarmele, ma sì, adesso dove siamo arrivati? Questo è il ristorante della cooperativa, quindi noi ora mangeremo quello che abbiamo pescato. Accanto praticamente alla cooperativa dei pescatori c'è l'ittiturismo, che è questa trattoria marinara, sì, che sì, è più rustica di è un la, la nostra versione di grigliatori in trattoria, versione Sardegna, marinara, versione mare, ragazzi. Però capito la figata di questo posto? A 50 metri pescano e cucinano e si mangia. Bel posto, mi piace. Queste sono le nostre ostriche. Sì. Senti, ma ti va di spiegarci com'è la tecnica per aprire l'ostrica? Certo, presa stretta, altezza del dito medio, col coltello, movimento oscillando. Vedi? Qua l'ostrica ha un nervo. Taglia il nervo. Vedi, sei bravissimo. Via. Vedi che tecnica, l'ha lasciata perfetta, intatta. Che dici? Com'è, Michè? Sono piccoline ma molto saporite. Oh, ma avete pure imparato come si aprono le ostriche, ma che volete di più? Ragazzi, ricordate che l'ostrica si mangia senza limone, il limone è lì per bellezza. È speciale, ragazzi, è delicatissima e poi è così piccolina che non dà neanche fastidio in bocca, no? Chi non è proprio amante di ostriche, in questo caso trova la giusta dimensione per gustare un'ostrica veramente delicata e speciale. Sa di Sardegna quest'ostrica, ragazzi, sa faissimo. Stai facendo? Guarda, questo è vermentino sardo. Di solito questo si fa con lo champagne, io lo faccio con il vermentino sardo. Tra l'altro questo è il vino tipico di questo ristorante ittico. E mo proviamo. Safaissimo. L'ostrica gratinata io non l'ho mai capita proprio in pieno, magari la capisco qui a Tortoli, dai. L'ostrica gratinata è buona, ma a mio avviso perde quel senso selvaggio del mare, che è poi la caratteristica principale che io apprezzo di più dell'ostrica. Sono arrivate le ostriche fritte. Sì, lo so, Michele. Io non le ho mai viste le ostriche neanche fritte. Io. Assaggiamola, dai, assaggiamola. È la prima volta che la assaggio. Sì, devo dire la verità, è la prima volta che la assaggio. Amici di Bracimi Ancora, becchiamoci tutto in diretta. Il primo assaggio dell'ostrica fritta di Paola. Attenzione. Allora, questa è un'ostrica che non voglio dire un'eresia, ma addirittura è più buona di quella cruda. Addirittura. Perché questa è stata aperta, messa nella semola, fritta, quindi l'interno sentite lo stesso sapore dell'ostrica cruda e fuori poi sentite la frittura.
Questo è un safaissimo proprio di quelli numeri uno. Michele, assaggia pure tu subito. Il mio cervello è un attimo in tilt perché sta cercando il sapore dell'ostrica, ma lo trova dopo che ha incontrato il sapore del fritto. Se vi piace il genere, ragazzi, ve la consiglio. Io rimango però un grande appassionato di ostrica naturale, cruda, presa così direttamente dal mare. Che sei un talebano, Michele, con le ostriche, cioè se è così sparisce il mare. Non è vero, il mare non sparisce, lo senti in maniera diversa, ma si sente. Questa da aperta è fritta, fa paura. È un altro modo di mangiare. Apriamo la mente, aprite la mente, non come Michele. Chi sono io per contraddire Paola? Nessuno. Donatella, questo me l'hai portato te con le tue manine sante, che sarebbe? Questa è la peschiera reale d'Ogliastra, bottarga di cefalo. Cefalo pescato con le mani e lavorato col metodo tradizionale antico. Per averne una, 15 giorni di lavoro. Assaggia. Costo a... 450 euro al chilo. È la bottarga più costosa al mondo. Fai il viaggio nel nostro mare. Io sono un gran ghiotto di bottarga e questa che ho appena assaggiato è senza ombra di dubbio la più buona della mia vita. Una cosa particolare, che uno quando si mangia la bottarga si aspetta una forte sapidità, no? Questa per assurdo è salata al punto giusto, ma è anche dolce, è buona, è morbida, è pazzesca. Qua vabbè, il safaissimo è banale. Apri, è giusto che tutti sappiano cosa c'è là dentro. Spaghetto con le ostriche, non male. È particolarissimo, lo sai sto spaghetto? C'ha un... delicato. C'ha un aroma particolare ed è molto delicato. Cioè, poi il peperoncino ci va. Non ha nulla a che vedere con lo spaghetto cavumola, comunque, è proprio un altro pianeta. Paolissima, con quel pizzico di peperoncino scoppia. Ragazzi, si è sparsa voce che a me piaccia la bottarga. No, ragazzi. Guardate qua. Olè! Metticela un po' di bottarga. Cioè, Michè, ma tu hai capito questa che bottarga è? Quella da 450 euro al chilo? Cioè, qua c'è stra mezzo chilo. E la madonna! Una curiosità che mi è stata detta riguardo la bottarga, lo sapete che la bottarga che viene prodotta qui è solo il 5% di quella che poi va in commercio? Lo sapevate? No, sapevatelo. Qui siamo su un altro pianeta proprio. Ci sono dei tocchi di bottarga che sembrano listarelle di guanciale quando prendi la matriciana, lo sai? Questa bottarga, ragazzi, che se avete la fortuna di assaggiarla una volta nella vostra vita, capirete subito che è completamente diversa, anche per la consistenza. Alla fine la consistenza è proprio come quella di un tuorlo diciamo marinato, un po' più asciutto. Infatti nella mantecatura si scioglie, vedete, è diventata morbida e crea questa crema pazzesca con questi spaghetti, ragazzi. Io sto in paradiso. Questo posso dire che fino ad ora è il pranzo di pesce più safaissimo della mia vita, l'ho detto. Ragazzi, qui la gente chiacchiera, si sono distratti e hanno lasciato questo, praticamente la parte meglio. E la parte meglio, ragazzi, me la mangio io col cucchiaio. Nessuno si offende, no? Una cucchiaiata di bottarga, il sogno della mia vita. Quando una cosa è molto buona, a Roma diciamo mortacci quanto è buona. Qui in Sardegna a Tortolì come dite? No, mortacci. Allora, io che sono figlia anche di un uomo calettano avrei detto Arroi da Gundala. Come? Arroi da Gundala. Perfetto, amici sardi, traducete perché per me è incomprensibile, grazie. Paola, puoi favorire la parte finale? Ma no, vabbè, mangiatela tua. Aveva detto di no, guarda, te l'ho trovata un minuto dopo, guarda. Aveva detto di no. Testimoni, aveva detto di no, guarda. Ma non si può lasciare una roba del genere, dai. In cucina sono richiesti i nostri servizi. Infatti, guarda che stai a fare. Che stai a fare? Mi sto a togliere la giacca. Te vai a fare il bagno? Ma che bagno? Vado a fare la brace, vado a fare le orate che abbiamo pescato sulla griglia. Oh, era ora che iniziasse a lavorare, finalmente. Cioè, ragazzi, se volete riconoscere un pesce fresco, questo l'abbiamo pescato 2 ore fa, guarda l'occhio, ti ci puoi specchiare. Il pesce quando griglia ha un suono più delicato della carne. Guarda, la porto anche a tavola. Sei stata brava. Queste sono le orate che ho pescato io questa mattina. Ho pescato io e tu mi hai messo a lavorare a fare il pescatore e pure a grigliare il pesce.
Bello, buono, che texture, che freschezza. Sto giro, ragazzi, pesce fresco pescato esattamente circa un'ora e mezza fa. Devo portare più pesce su Bracciami Ancora. Mangiato con la pelle brustolita è una roba da sturbo. Dimmi che hai apprezzato il pesce senza dirmi che hai apprezzato il pesce. Paola Buongustaia ovviamente punta la guancia perché lei è una che ci capisce. Lo vuoi questo, Michele? Lo voglio, sì. No. Grazie, grazie. Grazie. Aspetta, ce n'è anche un'altra di guancia. Porgi l'altra guancia, infatti. Dai, vieni qua. Grazie, allora io devo fare il mio personalissimo editoriale sulla guancia del pesce. Ragazzi, se avete la fortuna, la possibilità di mangiare il pesce fresco, trovare qualcuno che ve lo sa cucinare bene, ovviamente vi lascia la testa, della testa dovete prendere questo, dalla testa prendete la guancia, che è una parte delicatissima, morbida, saporita. Qualcuno potrebbe dire: ma non mi piace la guancia. Allora te che hai appena affermato che la guancia non ti piace perché la prendono dalla testa e ti fa impressione, te devi mangiare le sottilette di Euronix, in offerta ovviamente. Senti che è. Ma il pesce guancia ancora non l'hanno creato, un ibrido, cioè solo guancia, sarebbe il mio pesce preferito. Voglio anche l'occhio perché io del pesce mi mangio tutto quello che è commestibile. Allora ragazzi, seguite me. Va scavato così, giusto Paola, vado? Sì. E poi? Mamma mia, l'occhio del pesce è buonissimo, sa di mare. Provate ragazzi, provate, abbattete l'ostacolo della diffidenza, eh. Questo non solo nella cucina, nella vita in generale. Mangiatevi tutto quello che è commestibile, compreso l'occhio, perché è buonissimo. Ciao. Ma lo sai che certe volte fa la conclusione dei video è difficile perché dovresti riassumere 156 feedback, esperienze, immagini in 30 secondi e uno non ce la fa. Se tu ce la fai a riassumere adesso tutto quello che abbiamo vissuto oggi. Ragazzi, altra esperienza strepitosa, felice di avervi fatto vedere questo posto. Questo, Michele, è un posto unico perché il pesce è non a chilometro zero, è a metro zero. Per me è stata un'esperienza unica. Una cosa non abbiamo detto, una cosa che voglio dirla sul finale del video. In quella cucina che sembra una cucina da campo, non è una cucina di un ristorante, sì, non ci lavorano chef, non ci lavorano cuochi, ci lavorano tutti i soci della cooperativa dei pescatori di Tortolì. Quindi trovate proprio cose semplici, semplici, semplici. Ragazzi, il nostro tour in Sardegna non finisce qua, perché il prossimo video, ragazzi, andremo in un posto altrettanto assurdo, però per vederlo dovete aspettare il prossimo video, ok? Paola, senti, tornerai con me a fare video? Vediamo. Brava, così mi piaci. Amici di Bracciami Ancora, al prossimo video. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!